Mister, buona la prima, squadra concentrata fin dal riscaldamento, molto tonica, molto vogliosa di raggiungere questo obiettivo. Un buon primo tempo dell'Entella, poi magari una ripresa un po' calata fisicamente, ma la squadra ha saputo comunque soffrire con ordine e porta a casa già 3 punti molto importanti. Sì, primo tempo secondo me tosto, ho giocato bene, con tanto palleggio, tanto lavoro di profondità, abbiamo messo veramente alle corde il Livorno. E secondo tempo ho visto anche il risultato, comunque avevo chiesto alla squadra di far giocare loro nei primi 30-35 metri, perché era normale che fosse così, non ci dovevamo allungare per nessuna ragione. Sapevamo che il loro tema poteva essere quello della palla lunga. L'abbiamo anche accettato, lavorando molto con i tre centrocampisti, con il play più le due mezzali sulla palla lunga a prendere la seconda palla. I difensori centrali hanno fatto un grandissimo lavoro e secondo me potevamo sfruttare qualche ripartenza in maniera, tra virgolette, migliore. E non gli abbiamo mai concesso palle gol. Questo veramente mi gratifica molto e gratifica molto la squadra. Vuol dire che il grado di attenzione oggi è veramente massimale. Ripeto, secondo me potevamo nel secondo tempo uscire più volte con palla al piede, però ci sta, è la prima, volevamo vincere, abbiamo messo tanta aggressività, ci può stare che magari in qualche situazione, si sia sbagliato. Spesso, mister, nel calcio si abusa del concetto di squadra. A me è parsa di vederla una squadra però questa sera, sia in fase offensiva che in fase difensiva, quasi mai slegati, sempre compatti, avete tenuto le linee bene. Questa è la categoria è questa, ma anche la Serie C, ma la Serie B soprattutto è questa, se non sei organizzato, se non lavori di squadra non va da nessuna parte. Oggi devo fare complimenti agli attaccanti, al trequarti, alle mezzali, ai difensori, non ne parliamo. È stata una squadra compattissima nelle poche volte in cui loro ci hanno allungato, comunque hanno ripiegato subito, hanno corso tantissimo, Morra. Nel primo tempo gli abbiamo contato da GPS 65 sprint, quindi il ragazzo veramente ha dato il massimo, anche Mancò su Schienetti, che era la prima, sicuramente non aveva 90 minuti, però per il tipo di gioco che fa lui, tenere palle in momenti importanti era troppo, troppo importante per noi. Quindi è stata una squadra che ha voluto il risultato, ma deve continuare a essere così, questo deve essere il nostro punto di partenza, tutto il resto viene dopo. Si è chiamato a gran voce in settimana al pubblico di Chiavari al Comunale, la risposta questa sera c'è stata e questa è una vittoria che è importante per il morale, per la classifica, ma anche per continuare a creare quell'entusiasmo attorno all'Entella. Assolutamente sì, devo anche ringraziare il pubblico perché è stato fantastico, era numeroso, deve essere così, perché questa è una squadra che merita tutto ciò. E non è la solita frase quando si dice che il pubblico può determinare in alcuni momenti della partita qualcosa, invece dico che assolutamente è così. Noi dobbiamo assolutamente creare entusiasmo e dobbiamo divertire e divertirci tutti insieme, assieme al nostro pubblico. Quindi ancora una volta l'invito, nonostante ci sia assolutamente stato un grandissimo aumento di tifosi allo stadio, però ne desideriamo ancora di più. Quindi che tutto questo serva per far crescere ancora di più il numero di tifosi allo stadio.